Nel Nel nome nome del del Padre, Padre, del del Figlio e Figlio, dello dello Spirito Spirito Santo. Santo. Amen. Amen. Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Abiterò Abiterò nella nella casa casa del del Signore Signore tutti tutti i i giorni giorni della della mia mia vita. vita. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Abiterò Abiterò nella nella casa casa del del Signore Signore tutti tutti i i giorni giorni della della mia mia vita. vita. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Abiterò Abiterò nella nella casa casa del del Signore Signore tutti tutti i i giorni giorni della della mia mia vita. vita. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Abiterò Abiterò nella nella casa casa del del Signore Signore tutti i tutti i giorni giorni della della mia mia vita. vita. Eccoci davanti ancora al sogno di Dio. Stiamo ascoltando in questi giorni, i primi giorni di questo cammino avventuale, lo stiamo ascoltando, credo, con molta gioia, molta speranza. È sempre il profeta Isaia che ci sta accompagnando. Pensate che questo testo che ascoltiamo fra poco è facilmente stato scritto durante un momento difficile, profeta ancora nell'anima, negli occhi, la distruzione di un popolo che è stato portato, deportato, e quindi c'è la rovina, c'è Babilonia. Allora si perde la speranza, ma no, Dio non vuole che il popolo perda la speranza e Isaia se ne fa interprete, e quindi c'è una gioia sorprendente in quello che ascoltiamo. E viene espresso attraverso l'immagine di un banchetto. Un banchetto? Mamma mia! Il Signore stesso preparerà un banchetto di grasse vivande per tutti i popoli, però. Dicevamo anche nei giorni precedenti. Il Signore non si ferma, pur considerando il suo popolo importante, però non si ferma il suo popolo. E Isaia deve dirlo, deve interpretare, perché il popolo è solamente un punto di riferimento, ma Dio è per tutti i popoli. E allora per tutti i popoli c'è proprio questo banchetto, questo convivio. Dai, che mangiamo insieme. E Dio mangia insieme con il suo popolo. Con tutti i popoli, con tutte le genti, con tutta l'umanità, anche con noi. Però nella seconda parte c'è ancora di più. Se nella prima parte c'è questa visione di gioia, la seconda parte della gioia va oltre, addirittura oltre la morte. Qua inizia un discorso un po' complicato, eh? Che cosa c'è dopo la morte? C'è la speranza, c'è la luce, non c'è ancora la risurrezione di Gesù come punto di riferimento finale, però già questo popolo, scusate, questo profeta annuncia che c'è qualche cosa. Che cosa farà di bello, di grande, di buono il Signore? Eliminerà la morte per sempre. Ah, bello questo. Allora il nostro Dio è il Dio della vita, è il Dio della luce e della speranza. Allora ascoltiamo con questa piccola indicazione e poi dopo la lettura ci ritroviamo un po' a puntualizzare qualcosa di più. Buon ascolto. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli
e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. Ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato, rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio. Vi siete lasciati rallegrare da questa immagine, da queste immagini bellissime che il profeta ci ha offerto? Guardate però che non sono immagini solamente così culturali o per fare un po' di accademia, non sono immagini solamente che ci raccontano di noi, ci siamo noi. Avete sentito come c'è un Dio amante dei più poveri, degli ultimi, amante della vita, perché c'è gioia qua dentro. Ed è vero, questo è il nostro Dio, è il Dio della vita, della gioia, della luce, della speranza e il Dio dei poveri. Avete sentito come Dio è dalla parte degli ultimi, dei poveri, e soprattutto a loro dà ancora luce, speranza, fiducia, apre le porte della vita. Questo però non ci esime dal fatto che anche noi dobbiamo essere dalla parte di Dio. Se Lui è dalla nostra parte, noi siamo dalla parte di Dio, e quindi la scelta preferenziale per i poveri che Dio ha fatto deve essere anche la nostra. E quindi un'attenzione speciale a il Dio povero che nasce nel giorno del Natale, ci invita e ci dà la responsabilità di fare le stesse scelte che Lui ha fatto. E allora ce l'auguriamo, no? Dio della parte delle persone, degli ultimi. Ed è un Dio aperto a tutta quanta l'umanità. Quindi magari in questi giorni proviamo anche noi ad aprirci a quelle situazioni che più abbisognano. Se guardiamo la televisione e vediamo delle difficoltà, delle persone in difficoltà, degli ultimi, dei poveri, gente che sbarca con i barconi, eccetera, invece di arrabbiarci o passare così quasi con indifferenza davanti a queste creature, oppure quasi assuefatti, ormai è sempre quella storia, proviamo un po' a mettersi con il cuore di Dio in mano. Per vedere anche noi che cosa possiamo fare. Magari basta solo un modo di guardare le cose, le realtà, le persone in un modo differente. Forse questo ci rende anche così più propensi ad accogliere questo Dio che viene. E quindi la parola il Dio che viene povero tra i poveri non è solamente una bella giaculatoria che diciamo, o un ricordo di un tempo passato, quando ci hanno insegnato da bambini che insomma Gesù è nato povero, ultimo tra gli ultimi, ma magari ci rende ancora capaci di attenzione, di compassione. Compassione, patire, soffrire, condividere insieme con queste creature. Questo magari ci farà un bene dell'anima e farà un bene dell'anima anche a tutti coloro che incontriamo. Buona giornata, ci vediamo domani. Nessuna sofferenza umana è nascosta agli occhi di Dio. Rendendoci voce di ogni gemito e di ogni ferita dei fratelli, preghiamo dicendo: vieni in nostro aiuto, Signore. Ti preghiamo per chi ti nega o è indifferente. Ti preghiamo per chi si è lasciato accecare dall'odio. Ti preghiamo per chi usa prepotenza. Vieni il nostro aiuto, Signore. Ti preghiamo per chi tratta gli altri come oggetti. Ti preghiamo per chi soffre la fame e la sete. Ti preghiamo per chi è vittima di terremoti e di alluvioni. Vieni il nostro aiuto, Signore. Ti preghiamo per chi non ha casa.
Ti preghiamo per chi è senza lavoro. Ti preghiamo per chi vive il dramma della guerra. Vieni il nostro aiuto, Signore. Ti supplichiamo per i tanti poveri ed emarginati. Ti supplichiamo per gli sfrattati. Ti supplichiamo per le vittime di violenza e di imbroglio. Vieni il nostro aiuto, Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. O Dio, grande misericordioso, prepara con la tua potenza il nostro cuore a incontrare il Cristo che viene, perché ci trovi degni di partecipare al banchetto della vita e ci serva Egli stesso nel suo avvento glorioso per il nostro Signore. La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen.